Oggi vi faccio vedere come fare dei dolcetti da utilizzare in doccia da soli Queste oppure in belle compagnie. formine. Si fanno con pochissimi ingredienti, lavano delicatamente il corpo e però all'interno, nel loro cuore, contengono tanto burro di karité, quindi sono super 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 idratanti. Adesso vi lascio al tutorial e vi faccio vedere che cosa ci serve. Allora, per fare questa ricetta servono davvero pochissimi ingredienti. Allora, ovviamente l'alcol, qui la gelatina, che dovremmo fare creare questa specie di gel, poi del burro di karité, io non consiglio di utilizzare la laminata col burro di cacao, ma comunque c'è uno, può utilizzare anche, non so, il burro di mango, quello che avete, si trova anche dal sito aromazon.com, comunque cercate un attimo in internet, si trovano, e un doccia schiuma, un bagno schiuma, quello insomma che preferite che avete voi a casa, ecco, più o no, fa lo stesso. Poi in più potete utilizzare dei coloranti, io ad esempio ho gli ossidi, l'ossido rosa di Aromazon, oppure un colorante alimentare. Poi ci sono, ho ad esempio un olio essenziale, questo colorante non si vede, comunque è il geranio, e questa qui invece rosa, una fragranza alla fragola, oppure anche queste qui le fragranze alimentari, questa qui alla vaniglia. Andiamo a preparare la nostra fase grassa e mettete 2 cucchiaini di burro, adesso io qui li ho già messi, di burro di karité o comunque burro di cacao. Ricordatevi che ad esempio il burro di karité, con il burro di karité otterrete comunque una formina solida ma non durissima, che quindi si scioglierà più facilmente. Con il burro di cacao invece otterrete una formina leggermente più dura. Io ad esempio, vedete, questo è un bicchiere normale, quelli di plastica, con 2 cucchiaini ne ho ottenuto tanta, così che è anche parecchia come parte grassa, insomma, per una monodose. Per cui, volendo, si può andare a mettere un cucchiaino di olio di riso. Olio di riso, olio d'oliva, ad esempio utilizzo l'olio di riso perché non ha un profumo particolarmente forte e comunque è un olio leggero, quindi entra tranquillamente nella pelle. Comunque potete utilizzare qualsiasi olio vogliate e io vi consiglio, come ho già detto prima, di usare i bicchierini, quelli più piccoli, e là insomma fate un po' voi le prove, poi è una cosa soggettiva, ma basterà solamente un cucchiaino, ecco, di burro di karité o burro di mango o di cacao. Ad esempio io questo lo faccio alla lavanda e vado a mettere il colorante viola di Aromazon, che si scioglie solo in fase oleosa. E poi vado a mettere una goccia di olio essenziale di lavanda, e in modo tale insomma che abbia la profumazione adeguata. Poi ovviamente voi potete mettere in questa fase anche delle fragranze oleose, se ad esempio le comprate da Aromazon, comunque alla fine le vedete, ve le mostro alla fine del video, e mescolate. E qui ecco, insomma, dovete pestare piano piano i granellini se utilizzate questi coloranti. In questo modo voi avete la vostra parte, la vostra formella di burro colorata e quindi anche un po' più carina da vedere. Quando la vostra fase grassa è bella colorata, profumata e insomma sciolta, la andate a travasare nel vostro stampino e potete utilizzare stampini di silicone o anche insomma questi, i bicchieri di plastica. Io vi ripeto, vi consiglio di utilizzare i bicchierini, quelli piccoli. Io adesso non li avevo in casa, non volevo andare a comprarli e uso questi. Allora, per iniziare, allora, dato che le dosi cioè potete fare voi insomma quelle che volete, non c'è una ricetta precisa, o meglio potrei darvi le dose per farne le dosi per farne 10, però anche lì dopo insomma non è che tutti abbiamo gli stessi bicchieri. Cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio di prendere innanzitutto la vostra formella, in questo caso un bicchiere, e di scegliere il livello o l'altezza della vostra formina, ovviamente dopo andrà capovolta. Poi una volta che l'avete trovato l'altezza, ad esempio guardate, facciamola di nuovo qui, ad esempio qua, la suddividete in 3 parti uguali, 1, 2 e 3, e 2 parti saranno di shampoo e una parte di acqua. Quindi voi cosa fate? Mettete il vostro shampoo, l'acqua e mescolate. E quindi
In questo modo potete, ad esempio, qui riempio tutto, la metto nella mia ciotolina e ripeto le operazioni in base a quante formelle vorrò fare alla fine. Ad esempio, adesso ne ho fatte 5-6 e ho misurato il tutto 5-6 volte. E poi vado a mettere nella ciotolina e la vado a mettere a bagnomaria. Quindi adesso metto il mio shampoo fino alla seconda linetta e la mia acqua fino all'ultima. Ecco qui, a posto. Adesso mescolo e vado a mettere tutto nella mia ciotolina, che ad esempio io ho già messo dentro la mia pentola. Mettete il vostro shampoo a scaldare a bagnomaria. Ovviamente con... Prendete una ciotolina d'acqua con acqua fredda ed andate ad immergere la colla di pesce. Passati 10 minuti prendete la colla di pesce e la strizzate bene. E andate a metterla nello shampoo con l'acqua, che saranno già caldi. E mescolate finché la vostra colla di pesce non si sarà totalmente sciolta. Poi adesso andate a mettere nel vostro contenitore definitivo e il vostro shampoo sciolto, cioè lo shampoo con la gelatina sciolta, e ne andate a mettere, insomma, quanto ne volete, insomma, dopo guardate, date un'occhiata fino a che non vi piacerà. Ricordatevi di utilizzare degli stampi che vi permettano di poter andare ad introdurre dopo la fase grassa, perché se ad esempio adesso mi utilizzate uno stampino così largo e poi la fase grassa fate uno stampone grande, vi tocca romperla a pezzettini. Se voi volete fare una cosa fatta bene, utilizzate adesso uno stampo più grande di quello dello stampo della fase grassa. Poi, una volta riempite le nostre formelle con la gelatina, ovviamente la gelatina è ancora completamente liquida, e li lasciamo raffreddare. Prima magari potete anche metterli in frigo, però dovete veramente stare attenti che non vi si solidifichi troppo. Comunque la parte gli schetti di burro non dovete metterli finché la gelatina è calda, perché altrimenti si sciolgono e niente, dopo non resteranno più proprio nel bel mezzo. Come ad esempio vedete qui, ad esempio questo ad esempio è uno, ad esempio questo era stato un esperimento che mi è venuto male, perché io sono andato a mettere il dischetto finché la gelatina era ancora calda, e quindi questo adesso sarà rimasto in mezzo, a differenza ad esempio di questo, adesso qui magari non si vede nemmeno tanto, che però ad esempio c'è proprio il dischetto nel mezzo. Adesso voi non potete vedere, però comunque la gelatina si è addensata, non è totalmente densa perché altrimenti non si muoverebbe, però insomma è abbastanza. Quindi vado a prendere il mio dischetto, o insomma i miei pezzi di burro, e li vado a mettere all'interno. Una volta messi all'interno dovete mettere direttamente tutto subito, immediatamente, dentro il frigo. Una mattina ne ho fatti, vabbè che insomma non ho provato tutto, comunque quelli qua, i principali, quelli che sono venuti meglio. Allora, questo, il dischetto, vabbè, dentro c'è un dischetto, sopra ce n'è un altro. Comunque questa è la lavanda, limone, come vedete c'è il dischetto è rosa e ho messo il colorante rosa dentro, vabbè, è tra l'altro quello che si vede nel video. Poi vabbè, questo è il cioccolato invece, e questo ha un profumo fortissimo, ho usato la fragranza di Grapefruit, è proprio una bomba. E quello è un dischetto molto duro, infatti ho utilizzato il burro di cacao, è buonissimo, il profumo è eccezionale. Poi un esperimento riuscito benissimo, nonostante sembri un tomino di formaggio, è questo. Io questo l'ho fatto con la fragranza al latte, il cavalletto ha preso il volo, la fragranza al latte, e poi all'interno dello shampoo ho messo anche la farina di cocco. Quindi vabbè, se uno ne mette parecchia può farsi uno scrub leggero, però comunque vi dico, ha un profumo buonissimo, la farina di cocco dà veramente un profumo fantastico. E poi ho fatto questo con la fragranza all'arancio, eccolo qui. Qualche idea su come utilizzarli, ma io ho pensato che magari per regalarli si possano lasciare dentro ai bicchieri, e magari chiudere il bicchiere con la carta, quella, la solita carta da cucina,
e mettere i bicchieri in modo che siano dritti dentro una scatola, quindi puoi mettere un'etichettina davanti al bicchiere e regalarli, così insomma regalare questi 5-6 bicchieri con varie fragranze e profumazioni. Oppure ho pensato una cosa un po' particolare, trasgressiva, mi sembra un po' maliziosa: a San Valentino magari sta facendo una cenetta intima per chi dovesse essere, fosse fidanzato, presentarli a tavola come dei normali dolcetti per poi farti scoprire che in realtà andranno consumati direttamente in doccia. A buon intenditor, poche parole.